Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo per continuare il Giro d'Italia. Siamo arrivati alla 19ª tappa, la Morbegno-Asti, che è una tappa di ben 260 km quasi, tappa completamente piatta, adatta ai velocisti, e la andiamo a giocare. Abbiamo scelto per simularla questa tappa qua, la 19, che è di 165, che in qualche modo un po' la ricorda. Allora, ci sono due sprint intermedi. Io proverei ad andare in fuga con Moschetti, che è la nostra maglia ciclamina, e poi non so, magari ci rialziamo dopo il primo, vediamo se riusciamo a prendere 20 punti. È importante raccogliere i punti degli intermedi. Questa tappa sapete tutti che purtroppo nella realtà è stata accorciata. Maglia rosa intanto, come vedete, Jakob Fuglsang. Dicevo, tappa che nella realtà è stata accorciata e è successa, diciamo, questa polemica tra gli organizzatori. Cordoni, intanto proviamo ad andare in fuga con Moschetti, sperando che qualcuno ci venga dietro. Scrivete nei commenti magari cosa ne pensate di questo accorciamento della tappa, di questo comportamento dei corridori. Comunque proviamo ad andare in fuga con Moschetti e vediamo se qualcuno ci viene dietro. Ecco che partono Rico Gasparotto e Brandl. Vediamo se si accodano. Così è. E vediamo se questa fuga riesce ad andare via. Allora, siamo riusciti ad entrare nella fuga. Fuga che è a 1.7 dal traguardo. Siamo vicini allo sprint intermedio. Dobbiamo stare attenti che ci sono corridori veloci come Gasparotto e Slachter. Comunque, siamo vicini allo sprint intermedio. Parte adesso Oliveira, però ci anticipa Slachter della BMW Vital Concept. Vediamo se riusciamo in qualche modo ad uscirgli dalla scia e a saltarlo con Moschetti. Così è, e prendiamo 20 punti, benissimo così. E a questo punto mi rialzo e rientro nel gruppo, perché comunque abbiamo speso parecchie energie. Magari ci teniamo qualcosa per provare a fare una volata finale, anche se non ne abbiamo tanto, quindi dobbiamo cercare di magari sprintare anche al prossimo intermedio. Intanto a questo abbiamo preso 20 punti, Iwan ne ha presi 8, quindi gliene abbiamo guadagnati 12. Adesso aspettiamo l'arrivo del gruppo e vediamo cosa succede più avanti. Allora, il gruppo dovrebbe essere qua vicino. Sì, ecco, ci ha ripreso il gruppo, ci vediamo al prossimo intermedio. Watch out, guys. We're coming to an exposed zone. As expected from the briefing, there's wind. Stay up front. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Thank you.
Allora, aggiornamenti meno 50, situazione di corsa particolare perché come vedete c'è tantissimo vento, si sono staccati già tantissimi corridori e noi rischiamo di staccarci anche noi, perché come vedete Moschetti non ha grandissime energie. E si sono staccati parecchi corridori già, addirittura Valverde, Kelderman, Mass. Anche se nessuno dei primissimi della classifica credo sia rimasto attardato. Con Moschetti non ne abbiamo, quindi dubito che riusciremo in qualche modo a disputare la volata finale. Già tanto se riusciamo a disputare la volata intermedia, perché abbiamo già speso tutte le energie. Quindi vediamo se arriviamo all'intermedio a fare i punticini là, perché poi per il finale ci resta solo Nibali che potrebbe avere energie. Allora, siamo a 3 km dall'intermedio. Purtroppo Moschetti non sembra avere la forza per sprintare. Quindi proviamo a prendere qualche punticino con Vincenzo Nibali, che anche lui nella classifica per quanto riguarda la maglia ciclamino. Moschetti proprio non ce la fa. Credo che anzi che tra poco si staccherà. Ha pochissima energia. Il gruppo comunque è composto da pochi corridori. Nel gruppo c'è anche Caleb Ewan, che purtroppo invece, a differenza di Moschetti, ne ha. Ecco che parte la volata. Proviamo comunque a fare la volata con Nibali. Anzi, Iwan è rimasto dietro. Iwan si è fatto un attimo sorprendere. Prende pochi punti. Caleb Ewan dovrebbe aver preso solo 7. Ne prendiamo 5 con Vincenzo Nibali. Quindi bene così, perché comunque non ha guadagnato tanto. Poteva prendere più punti. Mancano 28 km al traguardo e la situazione in corsa, devo dire, è piuttosto particolare perché il gruppo è tutto allungato, ci sono corridori che si sono staccati, ci sono pochissime energie. Nibali comunque sembra avere un po' di energie, vediamo quello che succede nel finale con la fuga che comunque è ancora davanti. Gruppo che è spezzato in più tronconi, corridori che hanno poche energie come vedete quelli della nostra squadra, solo Nibali ne ha tra l'altro ancora gel blu a disposizione, gli altri non ne hanno proprio. Allora 12 km alla conclusione, gruppo composto da solo 98 corridori, tra l'altro l'unico della nostra squadra che è davanti è Vincenzo Nibali, questo dimostra la debolezza della Trek Segafredo in questo Giro d'Italia, soprattutto dato che in questo giro che stiamo giocando alla PlayStation le squadre che sono presenti sono tutte al top, ci sono tutte le squadre con i loro miglior corridori. Noi invece abbiamo scelto di selezionare una track simile a quella reale, con unica eccezione Moschetti al posto di Wenning. Non abbiamo portato i vari Richie Porte, Bauke Mollema, Mats Pedersen o Elizonde, quindi si vede tutta la debolezza della squadra. Tappa che doveva essere di trasferimento invece è uscita durissima a causa del vento. Adesso la fuga è stata ripresa, c'è un gruppo di 94 corridori che si giocherà la tappa in volata, purtroppo non c'è Moschetti, questo è un problema, dobbiamo sperare che non vinca Ewan e vedere se facciamo qualche punticino con Nibali in volata, ma la vedo piuttosto difficile. Comunque questa tappa ha messo in evidenza tutti i limiti della nostra squadra in questo Giro d'Italia. A questo punto direi a Ciccone proprio di non perseverare e di arrivare al traguardo molto tranquillamente, perché non ha senso sprecare troppe energie. 7 km alla conclusione. Comunque non si è staccato nessuno dei corridori della classifica, cioè quelli nelle prime posizioni. Adesso la natura del gruppo devo dire è piuttosto bassa, cioè si va a 40 all'ora, si potrebbe andare molto di più. Noi siamo sulla ruota di Peter Sagan. Anche se comunque dei corridori si stanno staccando, ad esempio si è staccato Tom Dumoulin, ma comunque il 17° in classifica. Si è staccato Chess Ball, che è un velocista che poteva dire la sua in volata. Vediamo se si stacca qualcuno di importante. Noi cerchiamo di stare qui sulle ruote. Gruppo composto da solo 86 corridori, quindi più di mezzo gruppo si è disintegrato. Andatura che è bassa. Io proverei su questo strappetto a provare a partire con Nibali, anche se abbiamo poche energie. Vediamo quello che ci succede dietro. No, ovviamente ci vengono a chiudere. Abbastanza prevedibile. Comunque era giusto provarci. Ragazzi, ci sono poche energie, vedete, il gruppo va molto piano, va a un'andatura molto bassa.
infatti parte Sagan, parte Terpstra, parte Teuns, e adesso partono tutti, provano ad anticipare ovviamente la volata, ma vengono immediatamente richiusi. Si infiamma la corsa adesso proprio negli ultimi chilometri. Io proverei a prendere tutto il gel rosso, ma non ce lo fa prendere purtroppo. Vediamo. Proviamo adesso a fare la volata, ma con Nibali ovviamente non possiamo fare un granché. Possiamo solo evitare di staccarci. Buchmann alza le mani, quindi presumo abbia vinto un corridore della Bonansgrohe. Penso si tratti di Pascal Ackermann, non penso Sagan. Vediamo. Allora, vince un uomo della Bonansgrohe che è Pascal Ackermann, quindi bene così per noi. Maglia rossa che resta ovviamente a Jakob Fuglsang, maglia cittadino che è del nostro Moschetti, quindi siamo riusciti a tenere questa maglia, bene così. Maglia blu che diventa di Wout Poels e maglia bianca che è Egan Bernal. Allora, vince Ackermann davanti a Trentin, Impey, Iwa non è neanche nei primi 10, ottimo così. Non mi pare di vedere Caleb Ewan nelle prime posizioni. Sì, 21esimo, non prende punti, perfetto così. Vediamo se ci sono stati dei buchi, ma 42 secondi Rolands, Zakarin, Bardema, nessun corridore importante si è staccato a quanto pare, quindi la classifica generale dovrebbe restare invariata. Sì, restiamo in settima posizione con Vincenzo Nibali. Maglia blu che è di Wout Poels, ma proveremo a giocarcela nell'ultima tappa con Ciccone. E maglia ciclamino che è del nostro Moschetti e dovrebbe essere definitiva, secondo Nibali. E questa è una maglia importante che riusciamo a portarci a casa. Bene, anche questo video termina qui. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi video per portare a termine il Giro d'Italia. Ciao a tutti!